Ciao a tutti ragazzi, io sono Venice e oggi siamo nella nuova rissa. Convegno Mutaforma. Condividi le tue esperienze con gli amici del convegno Mutaforma. Scegli una classe e il tuo mazzo verrà riempito con Mutaforma e magia. Scegliamo una classe. Di solito nelle risse scelgo il druido fondamentalmente, però questo giro sceglierò il mago perché penso sia abbastanza avvantaggiato grazie ai suoi segreti. Dato che in questa rissa in sostanza avremo magie che dipendono dalla classe e un fottio di Zerus. Quelle leggendarie che costano 1 sono degli 1-1 e ogni turno cambiano. Eccole qua, mutaforma Zerus. Abbiamo una vaporizzazione e un'entità speculare. Iniziamo un attimo a riflettere. Sì, allora vaporizzazione, mutaforma Zerus se ne vanno, entità speculare me la tengo, dai. E andiamo così. Papà, mutaforma Zerus. Ok, va bene, mutaforma Zerus. Un altro, entità speculare. E si trasformano in Leroy e Pappagallo. Pappagallo è abbastanza inutile a costo 2, 1-1. Non abbiamo pirati nel mazzo. Il Leroy Jenkins è veramente un peccato averlo trovato ora. Perché non lo possiamo giocare? Entità speculare, sì, giochiamo quella e passiamo. Ora Tvihil, spero che sia questo il suo nome. Moneta. Giocherai qualcosa di grosso? Oppure hai capito che è un'entità speculare? Bella domanda. Crescita rigoriosa. Quindi al massimo può giocare qualcosa a costo 2. Mutaforma. Ok, va benissimo. Non si sa quanto abbia capito che quella è un'entità speculare. L'abbia immaginato. Boh. Chi lo sa. Nostro turno, vaporizzazione, molto buona. E qui vedo che abbiamo una statua misteriosa, questo 4177, anche se al momento non può attaccare perché c'è solo lui in campo e quello andrebbe benissimo, però non ha carica. E quindi andiamo a vedere che cosa fa il nostro avversario. Un carissimo gnomo contaminato che fortunatamente non è fatto. Anche se in effetti prima era 2-1, ora 1-1. Beh, il mago riesce comunque a gestirlo molto facilmente. La nostra entità speculare intanto si è attivata e glielo siamo andati a copiare. Feroce. Feroce per andare ad ammazzare l'1-1. Boh, non lo so, è una mossa piuttosto ardita. Chi lo sa. Vabbè, quindi becchiamo due danni sia io che lui, dato che ora andrò a pingargli l'1-1 per far attaccare il 7-7. Questa mi sembra la scelta più intelligente. Ok, quindi come ho detto, pinghiamo, il 7-7 gli va addosso e un Vaporize. Sì, andiamo a giocare quello e passiamo. Va bene, tutto nelle tue mani di nuovo. Volendo potrei anche giocare con lo sfondo, ma vabbè. Il terreno di gioco non si chiama sfondo. Non linciatemi. Ok, lui ha giocato un Questmaster. Il 2-2. Sì, ma cosa andrai a colpire? Fammi un po' capire. Che 7-6. Cioè, o meglio, 9-6. Sei andato a colpire il nostro? Va bene, confidi che non riuscirò affatto a ripulire il campo. Noi rispondiamo a un 6-7 e passiamo. Devo dire che ha fatto una mossa veramente strana, perché andare a danneggiare il nostro portandolo al 9-6 e poi successivamente non so cosa pensa di ottenere, cioè si sacrifica sia il Questmaster che il 2-2. Ecco, infatti sta per fare quello. Boh, non lo so, gli rimane il 5-10, io c'ho un 6-7. Ah, dipende un po' da cosa mi capita, eh. Allora, cacciatrice, no, condottiero. Questo mi sembra piuttosto interessante, perché ora abbiamo la possibilità di andare col 6-7 sul 5-10. Lui per forza dovrà attaccare il 5-5 con provocazione. Perfetto, così se lo sacrifica addosso alla nostra cosa del profondo. Perfetto. Dai, forza, forza. Bravissimo. Vediamo che cosa giochi. Draghetto, drago affamato. Vediamo che cosa ci spawna. Sì, gnomo contaminato. Chissà quante volte abbiamo visto in questa partita. E uno di quegli ogre dello sciamano che può essere abbastanza pericoloso. Quindi a questo punto mutaforma sull'1-1 che diventa un 4-2. Il 6-2 sul 5-6, e sì, direi che in questo modo dovremmo riuscire a ripulire il campo piuttosto bene.
Mi dispiace l'unica cosa di non essere riuscito a giocare Illidan, perché di per sé è una carta che poteva portarci abbastanza bello nel campo, ma così è andata. Purtroppo per uno di mano non ce la possiamo perdere. Ok, mi sembra che non potessimo fare di meglio, quindi ci dobbiamo ritenere soddisfatti. Ricordiamoci sempre che noi abbiamo un Vaporize, che sta lì in attesa di essere attivato. In mano vedo che abbiamo anche il Kraken. Peccato che tutte le volte all'inizio di ogni turno vi resetta le carte, ve le cambia. Anche se in effetti a questo giro non mi posso lamentare, un 5-4 è molto buono contro il suo 2-3, anche se non abbiamo una spada, un'arma comunque in generale. E andiamo a giocare anche il Golem, che è sempre value in campo. Ping e passiamo. Allora, quindi noi, ricapitolando, abbiamo sempre quel Vaporize in campo e ne abbiamo anche un altro in mano. Non siamo messi male, lui gioca un Berserkamani, ok, quindi il 3-4 sul Berserker, muta forma in faccia ci posso anche stare. Bah, perfetto, si è andato a spaccare il 2-3, meglio di così non si poteva chiedere, direi proprio di no, e vediamo un po' cosa ci capita a noi. Bene, non mi sembra tanto male ora il razziatore dei mali, sarà perché costa 6 ed è un 6-7 e non l'ho pelato, quindi non si è attivato il suo effetto, però in questo caso sono davvero molto comodo. Andiamo a fare il controllo campo, ping addosso e passiamo. Non vorrei parlare troppo presto, però dovremmo riuscire a portarcelo a casa. Abbiamo 6, 5, 11, 14 danni più uno del ping. Ah, ok. Questa non me l'aspettavo, anche se in effetti era quasi sicuro, diciamo un 95% che avremmo vinto noi forse, sì, qualcosa del genere. E via, ora è proprio il momento di spacchettare, mi sono fatto un altro paio di partite nel mentre, ed eccoci qua. Sì, tralasciate l'audio di gioco se era un attimo buggato. Rare epica, non male per questo pacchetto. Vediamo tiro esplosivo e cabalista dell'ombra. Vabbè, sono tutte polverine utili perché io ce l'ho già quelle carte. Andiamo un attimo nella collezione per cercare, sì, carica, forza, per andare a ottenere quella buonissima polverina. Ecco, infatti 115 polveri. Disenchantiamo, sì, quell'epica già ce l'avevo, e via, siamo a posto. Direi che per oggi possiamo concludere qua, lasciate un bel like, commentate, condividete questo video per fare vedere ai vostri amici la nuova rissa, e noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao!